Parto da un presupposto, da quello che serve al Paese. Non credo che possa esservi dubbio sul fatto che senza Draghi qualsiasi governo oggi sarebbe molto più fragile, in parte perché è un governo di larga coalizione, ma in parte anche perché le sfide che dobbiamo affrontare sono enormi. Cioè, noi il prossimo anno dobbiamo spendere 30 miliardi di euro di PNRR. Normalmente ne spendiamo 6 su 12 che dovremmo. Quindi è un'impresa enorme. E io non sono d'accordo con Draghi quando dice chiunque la può portare avanti. Certo che non è così, no? È del tutto evidente che mettere Draghi o mettere un Mister X non è la stessa cosa. E mentre comprendo totalmente il pensiero di Draghi, che ha fatto un suo cursus honorum che lo porterebbe de plano al Quirinale, penso che in Italia il problema non è avere un presidente di garanzia, perché negli ultimi anni abbiamo avuto tanti presidenti di garanzia. I presidenti sono stati molto bravi, no? Mattarella, Ciampi. Cioè il premier solido che ci manca. Il problema non è la garanzia, il problema è quello che fai fare, non è garantire. In Italia non riusciamo mai a fare niente. Gli ultimi 30 anni siamo declinati mentre c'erano ottimi presidenti della Repubblica. Io penso che le sfide sono tutte lì. Sono alla presidenza del Consiglio, far funzionare la pubblica amministrazione, avere un sistema che riesce a spendere soldi, che riesce a investire nei settori che sono per noi importanti. Ripeto, noi decliniamo da 30 anni rispetto ai grandi paesi europei e lo facciamo con ottimi presidenti della Repubblica. E dunque il problema, come posso dire, non è lì per tutta evidenza. E aggiungo un'altra cosa di cui sono profondamente convinto. Se Draghi arrivasse alla fine della legislatura, dopo le prossime elezioni noi avremo un'altra grande maggioranza, grande coalizione con Draghi a Palazzo Chigi, perché nessuno potrebbe dirgli guarda adesso certo, te ne vai. Perché no, certo, a me sembra, guardi, che c'è un desiderio pazzo certo, di alcuni leader. Certo, di... certo, cioè, ci sono solo, come si diceva, come si dice, la morte e le tasse, però di una cosa sono certo, che se Draghi va al Quirinale noi dal giorno dopo ricominciamo con fascisti, comunisti, chi non è tutto. Di destra, di sinistra. E mentre succede questo noi dobbiamo fronteggiare le varianti, la vaccinazione dei bambini, l'inflazione. Ah, facciamo una cosa, possiamo farlo.